Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Da oggi ci sarà il nostro consueto momento sponsor, dove ringrazio gli amici di Eneba che permette la creazione di questo video, dove potete andare su questo sito eneba.com/it, dove potete comprare le vostre Steam Key oppure la PlayStation Key, le PlayStation Card, i buoni Amazon, i Fortnite V-Bucks, i FIFA Points. Oppure anche i mesi di Spotify, l'abbonamento a Netflix. Oppure se volete comprare qualsiasi gioco, ci sono anche i giochi economici a prezzi scontatissimi, come questo Doom Eternal, ragazzi, a 14,10€, 15€. Vi comprate il gioco con PayPal, che è un ottimo acquisto. E vi arriva tramite mail la vostra chiave in digitale, dove potete riscattare su Steam. Che poi, oltre a questo, ragazzi, ci sono anche delle varie offerte dove potete vedere il prezzo migliore più basso. Ci sono anche altri giochi come l'FC 25, dove potete riscattarlo anche su PlayStation Store. Ve lo comprate tramite il sito di Eneba, ragazzi, e supportate me e il canale. E niente, ora vi lascio al video. Ciao a tutti belli! E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per fare questo nuovo unboxing di Titanic, la nave della leggenda. Siamo arrivati al numero 131 e andiamo a vedere insieme cosa andiamo a costruire in questo nuovo numero. Andiamo subito a togliere la plastica e il cartone. E come sempre ragazzi ci andiamo a vedere il fascicolo Titanic, la nave, la leggenda numero 131. Andiamo a vedere, nel prossimo numero avremo il trapano a mano con punta, maniche a vento, bitte, panchine, supporto bracci gru, dettagli, verricello e goffari. Avremo tantissimi nuovi dettagli. Avremo pure questo trapano a mano, che sarà figo andarlo a vedere. Lavorare a bordo di un transatlantico. Vita di bordo. Nuovi dettagli, tutti da leggere. La seconda gru di prua. Mamma mia, ragazzi, basta con queste gru. Non ce la faccio più. Andiamo a costruire. Andiamo a mettere la seconda gru di prua. E poi andremo a mettere nuovi dettagli alla poppa del Titanic, ragazzi. Vedete? Andiamo ad aggiungere nuovi dettagli. E poi andremo a mettere l'altra traversa. E questo anche l'ultima gru sul ponte a pozzo di prua. Ah, quindi avremo finito con le gru, meno male. Assa fa, ragazzi, non ci speravo più. Troppe gru da costruire che abbiamo costruite. E noi, ragazzi, ci vediamo nella parte 2. Vado a costruire la gru e ci vediamo con la gru già costruita. Andiamo ad aprire il cartone, ragazzi, e andiamo a vedere i pezzi che abbiamo ricevuto in questa nuova uscita. Allora, abbiamo ricevuto delle viti AP, eccole qua, delle viti HP per le gru. Qua sicuramente ci sarà la traversa o la sbarra, non so di preciso come si chiama. Infatti, eccola qua, questa la andremo a mettere sotto al ponte. Delle viti AM, poi andiamo a vedere qui dentro cosa abbiamo ricevuto, ed è la base della gru.
mettiamola qui, ragazzi. Andiamo a vedere qui in quest'altro, in quest'altra bustina. Ok, qui ci sono gli altri dettagli della prua del Titanic e della poppa. Andiamo a vedere qui cosa c'è. E sono i dettagli della gru. Compreso dei nuovi dettagli. Queste specie di tavoli. Che poi andremo a vedere, ragazzi, cosa sono. E qui sicuramente ci sono i tre aste. E infatti, ragazzi, eccole qua. Ok, ora vado a fare un po' di pulizia a tavola, ragazzi. E ci vediamo tra poco. Ecco qua comunque i nuovi dettagli, quelli che abbiamo ricevuto. E niente, ciao a tutti.